benvenuti al sesto episodio di Undertale Yellow. Nello scorso episodio abbiamo terminato la nostra avventura nel Far East, per poi iniziare ad incamminarci nelle Steamworks per un viaggio insieme a Cheroba verso le Hotlands. Siamo qui tuttora e dobbiamo proseguire. Per il resto io sono Lumber e esploriamo questa nuova zona. Per esempio ci sono dei nemici. Un altro robot. Scrubadubadu. Si stanno già iniziando a moltiplicare i robot, quindi adesso diventerà un problema perché loro ci bloccano la strada. Non possiamo combattere questa roba. E se Chujin l'avesse costruita, amica mia, è il momento di combattere. L'avrei fatto se fossimo in una run da Genocide, ma non ti preoccupare, dovremmo risparmiarlo. Lei dice che mi difenderà. Speriamo che faccia la scudo umano. Secondo me posso prendermi la sua simpatia pulendo. Con sweep, sweep, sweep. Sembrano offesi. Oh no. Che rude, prendi questo. Effettivamente è come se gli stessi dicendo: non sai fare il tuo lavoro, lo faccio io. Ragazzi, è bruttissimo. Prendete. C'è scritto terreno bagnato, perché effettivamente è così. Slitta. Ah, lo posso semplicemente risparmiare subito. Si è offeso e mi ha lasciato andare via. Ok, allora c'è roba. Qui siamo in un vicolo cieco. Ah, è un vicolo cieco. L'ho detto io. Sembra che dovremmo. No. Niente. E il pavimento è lava, visitatori. Mi dispiace dire che ho fallito il gioco tanto tempo fa. Bzz. Ma voi non dovete farlo. Quindi vi posso trasportare dall'altro lato. Bzz. Non sembra cattivo. Cosa strana, non succede mai. Io direi di provare. Grazie per la vostra fiducia. Col mio aiuto il pavimento non sarà lava. Quindi posso go. Incredibile! Mi sento realizzato in questo momento. Allora, quante aree ci sono? Questa zona è enorme! No! Proseguiamo! Ovviamente lei aspetta. Passiamo in fretta. Non mi prenderete mai! Ed eccoci dall'altro lato! Lei corre. Siamo arrivati in una zona con un computer e un tasto grande rosso lì davanti. Da premere! L'ho fatto veramente. Ho liberato una zona che non avevo nemmeno visto. Quindi mi tocca cercarla. Eccola, qui. Grazie, frate. Niente come la zuppa di boba delle Steamworks. Trademark. Per dare energia al motore. Ah, vedi, qui posso avanzare. Un altro vicolo. No, ma che ci fai tu qui? Bam. E il vostro ragazzo, mo, come sono arrivato qui? Sì, me lo son chiesto effettivamente. Ho dei contatti, va bene? Occhi in tutti i luoghi. Ho parlato abbastanza, però è il momento del business. Stavo cercando per qualcosa di buono. Finché non sono arrivato qui ho trovato un paio di piante luminose su un muro. La prima cosa che mi è arrivata in testa è stata quella di assaggiarle. E ti dirò, quella roba mi ha colpito come... La Maria bioluminescente. Il miglior piatto che proverai mai, veramente. Hai qualcosa? Non ho finito col piccolo ancora, signora. Questo è importante. Ma? Come dicevo, le ho fatte sciogliere in una forma di cibo che possa essere più bella da vedere. Basta denudarsi. Già che non c'hai pantaloni, nessuno comprerà il tuo prodotto se sembra brutto, giusto? Ah, ecco fatto. Adesso sono finiti nel trademark. Va tutto bene? Ma è stato meglio. Adesso dov'è il mio stand? Mi dispiace, amico. Te compro una pianta. Erano molto infiammabili, mi sa. Cavolo. Io ho ancora un po' di prodotti nella mia tasca. Non andartene. Vabbè, mi prendo uno stufato di fiore. Se prima o poi ci sarà un combattente con Flowey, me lo mangio lì. Quindi non posso nemmeno proseguire da qui. Vabbè, ciao. Continuiamo a muoverci, Clover. Adesso siamo agli uffici. Ci sarà qualcuno a difesa degli uffici? Troveremo Stanley di The Stanley Parable. Oh mio Dio. Ci ha trovati con quelle mani alla Rayman. Fuggitivi trovati, Steamworks, branca degli uffici. Ah no, Harry! Ah, che è diventato un horror! Aiuto! Mi potevi prendere in braccio, c'è roba? No! Tu verrai con me. Oh no. Rimani qui mentre vado a cercare la donna alta. Non toccare nulla. E adesso che faccio? C'è una scopa. Hai visto mia moglie? Chujin? Aspetta. I'm not afraid. Scappa, ok. Devo continuare a scappare. Non mi prenderai mai. Stavolta so che ci sono gli ostacoli. Non mi... È chiusa, no! C'è roba, dove figa sei? Ma quanto è lungo sto luogo? No, non mi devo incastrare e poi... Sto qui, mi recupero! C'è roba! Oh mio Dio, non ci riesco a passare. Clover, gli armadietti! Seguimi! Ok, mi infilo. Subito. Ma non si spreca un secondo qui. Ha sbattuto fortissimo. Speriamo che non sia abbastanza intelligente da controllare, altrimenti esce come con Chris Walker. Come? Tutto confuso. Oh zio, ho trovato una scopa, non è che tuo marito...
Mio marito era proprio un bravo ingegnere. Mi domando sempre perché non mi aveva mai detto nulla di tutto ciò. Mi poteva lasciare una sorta di tasto per spegnerlo, giusto? Il robot, mi sono completamente dimenticato del nostro piano. Mio figlio! La prossima volta che vedremo Axis lo userò sicuramente. Tanto lo incontreremo tipo ora. O magari no. Ora sì. Trovati. Ma come? Ma usa il mio robot! Maledetta c'è roba! Che è sta roba? Oh, continuiamo così. Volevi! C'è roba? E sto figa di robot, lo usi oppure no? Sembra come se... bravo. C'ha l'ultra istinto lei. Axis, aspetta un secondo. Uno. È un milione di secondi. Non so contare così tanto. Che cosa mi dovete dire? Una sorpresa per te. Una speciale. Se spari a mio figlio... Lo ammetterò, hai la mia attenzione. Procedi. Ho per te un... proprio un robot, un compagno. Mamma mia, metado! Non è bello. No, no, non me la sento. I miei occhi sono programmati soltanto per voi. Addio. No! Lo stai facendo piangere, Axis! I robot non possono piangere. Ho provato. Addio. Almeno ci ho provato. Piano C. Plan C! The Binding of Fire! È andato storto. Sono immobile. Se avresti accettato la nostra sorpresa non sarebbe successo. Non prenderti gioco del mio giudizio. Tornerò per catturarvi con nuove mani. Oh. Erano le mani che lo tenevano in equilibrio. La prossima serie che vediamo mi prendo una pausa. Ok, ok, mio figlio rimane con noi e ce lo portiamo dietro. Beh, eccoci, quello che mi serve dopo tutto quello. Una sedia. Mi domando cosa stia facendo Starlo. Probabilmente in una missione con gli Energici 5. E con un sorriso sulla sua faccia. Lo invidio. Invidio il suo modo di essere ottimista e essere fantasioso. Molti potrebbero essere veramente festivi, ma la vita qui sotto... e senza speranza. Ecco perché guardano il re. Credono che una volta che riusciranno a recuperare le sette anime e rompere la barriera, riuscirà facilmente a battere qualsiasi cosa ci sia sulla superficie. Qualcosa di sciocco, se me lo chiedi. Chissà che cosa hanno preparato gli umani da allora. Ma nonostante ciò, credo che dovremmo prima preoccuparci dei nostri problemi. Non so cosa stia succedendo a Kanako adesso. Tu ancora non l'hai vista la mia Kanako, vero? Ecco, guarda, dai un'occhiata. Abbiamo la prova che esiste finalmente. Proprio come suo padre non meritava questa vita. Spero veramente che le cose possano essere differenti. Aspetta un attimissimo Frisk. E spera che non sia aggressivo. Ma questo non è quello che ha preparato il fato. Mi dispiace per essere così vaga. Preferivo mantenere i miei ricordi per me stessa. Comunque, il laboratorio non dovrebbe essere così tanto lontano da qui. Inizia a camminare. Io mi riposo un po'. Qui c'è una macchinetta. Posso parlare con la macchinetta? Perché? Occhiali di sicurezza! Prendi subito. Uè, Flowey! Salve! Sono felice che quella ragazza ti stia facendo andare in giro un po' da solo. Non riuscire a parlare con te è stata una tortura. Adesso so che ti sta portando verso un laboratorio, ma... dai! Mostri in cattività. Mi sembra semplicemente una cospirazione. Sembra quasi che tu non voglia seguire i miei consigli. Ricorda la tua vera missione, Clover. Ucciderti. I cinque bambini che devi trovare in primo luogo. Non c'è motivo di andare a visitare il laboratorio, sai? Asgore è ancora là fuori? A minacciare vite umane. Non ti distrarre. Questo qui è il nostro viaggio, non quello di Ceroba. Ehi, aspetta. Zio, ho appena parlato con un fiore. Credo che possiamo continuare. Indica la strada. Flowey non mi vuole far andare nel laboratorio. È un maledetto, ma... io continuerò a seguire Ceroba. Altro nemico? Che... un grammofono. Mettiamo la musica giusta, allora. Allora, signore, io viberò con questa musica soave. Continua, continua. Ah, anche qui è scivoloso? Ah no, mi sa che quello lì era la protezione di Ceroba. Continuiamo a vibare. E quindi mi mostra dove sono gli attacchi prima di attaccare. Grazie, sir. Questo qui era brutto. Poi c'è un'interazione che è... ago? Muovo la punta del suo grammofono e la metto in una canzone più calma. Aspetta, io... oh, però gli attacchi sono sempre aggressivi. E adesso posso vibare. Perché prima andava troppo veloce. Questo è bello. Ah! Risparmiato. Qua... che cosa è successo? Di nuovo tu! Fammi vedere che cos'è quest'area completamente bianca! Non ci vedo più! Oh cielo! Che cosa è successo qui? Però questa roba vada bene da toccare!
È la muffa più pestilente di questo mondo, in realtà. È un laboratorio chimico. È fuggita una pianta bianca e credo di averlo visto. Riescono a generare elettricità in una maniera fantastica. Le piante possono funzionare soltanto come soluzione temporanea, dato che stanno lavorando a un nuovo composto. Uno fatto di un'energia speciale. Potrebbe essere la chiave che ci serve. Ho schiacciato i fiori, no! Eviterò di farlo anche con... Ma non posso evitare! Non c'era spazio! Che cos'era quello? Io... Sono... Sveglio! Come gli animatronici di A Bite as Freddy! Senza gambe! Oh, ciao! Siete voi coloro che hanno disturbato la flora? Vi chiedo di avere più rispetto. Ci scusiamo, non succederà di nuovo. Non preoccuparti, dato che il bambino è così giovane. Giovane! È perdonabile. Livello 10 di offesa? Livello 10 significa che vi sarà una terminazione. Aspetta! Va bene. Ma! Sono bloccata, Clover! C'era un modo per scappare da qui in fretta! Ma pure io sono bloccato, eh! Posso togliere un po' alla volta le liane! Ho bloccato le vostre opzioni. Vi chiedo di cooperare con me. Sì, perdonabile cercando di uccidermi, ma che idea malsana è! Ma ho già fatto male! Però ok, sto togliendo tutte le liane. Accetta la tua offesa. Ma mai! Quindi sarà difficile? Usa pure le piante! Però ho sbloccato il tasto dell'ACT! Devi imparare che la vita delle piante è importante. Certo, me le mangio. Più importante di te. Questo non va bene per la mia autostima. Ok, vediamo. Quel fiore lì sotto era per ingannarmi. Però adesso posso fare qualcos'altro. Ah, posso controllare cosa può fare. Ci blocca per fermarci bene. Credo di dover togliere allora forse tutte le liane di sotto. Se non ti arrenderai, chiamerò per dell'aiuto. E mo Ok, l'aiuto sono dei semi. Inizia a sbloccare in caso gli item perché mi vorrei curare se mi faresse troppo male. Conterò fino a 3. Ma sono troppo improvvisi sti attacchi. Pazzurdo. Aia, cambia pure direzione. 1. Sta impazzendo. Sta distruggendo tutto. Mi devo curare, è prossimo turno. 2. Non sto bleffando. E poi? Non c'è il 3. Aia, 2 di vita! L'insalata me la mangio davanti a te! 3. Chiamo rinforzi. Bellissimi! Hai chiamato per aiuto il giardiniere? Corretto, questo malcalzone non dà valore alla serra. Che livello di offesa è, signora? 10, terminazione. Livello 10! Intendo, certo! Ci dispiace! Gioco di parole fra guardia e giardiniere. Il guardiniere dice che ti meriti di essere terminato. Lo sanno, l'ho appena detto. Sta semplicemente peggiorando! Non smettere di provare a liberarci. Prima però vorrei controllare se... Dopo, controlliamo se... Sto qui, spara! Ma che tecnica è? Che cosa mi... Mi lanciano la monnezza! Aia! Farò quello che posso per aiutarci a scappare qui una volta per tutte! Avete ottenuto il mio rispetto, ma non avete ottenuto la mia pietà. Robot, attaccate! Ok, c'è roba mi sta difendendo! Sti qua mi lanciano la monnezza, no? Sì, vabbè, che vuoi che faccia? In sto angolino di culo. Ce la sto facendo? Lavoro adeguato. Grazie per il tuo aiuto. Nessun problema, guardiniere. Sì, chiamaci quando vuoi. Anche per stare un po' insieme o qualcosa del genere. Oppure no. E quindi? Livello di offesa, devo resistere adesso. Ancora tu... Ed io di nuovo. Peccato che non mi posso stancare. Almeno per te. Maledetto. Imploro il guardiniere. E sembra che il suo livello di offesa si stia abbassando. Di 1. Sono qui per l'attacco. Oh, mi ero dimenticato. Seriamente, amico. Ehi, va bene. E con fiore per renderti felice. Yo, grazie. Ti dispiace se attacco un pochettino? Fai come vuoi. Madonna, ma perché c'hanno tutto il ferro in sto mondo? Ho capito che siamo dei cowboys. Ma stiamo esagerando, continuiamo a pregare per la nostra libertà. Sei ancora in piedi? Stai dando fastidio? Di nuovo loro due. No, la monnezza. Stavolta sono bombe. Ma che significa? Vi prego, io sono un bravo ragazzo. Do un bacino a un fiore ogni mattina. Aspetta che il mio creatore senta questo. Ti dirà che sei un brutto ragazzo. Vera tortura.
Ecco, quindi posso continuare a pregarti di lasciarmi andare. Dopo di questo, l'ufficio capo ti darà un premio. Premio di eccellenza nel rovinare la giornata del guardiano. Però io ti prego di non farlo più. Aspetta, tu, io... Livello di offesa abbassato. Che è successo? Sembra che ci sia una mancanza nel mio centro di memoria. Era tutto nelle gambe. Mi dispiace. Credo che abbia funzionato. Sei molto intelligente in queste situazioni intense. Clever. Bene, perché io ti risparmio, amico. Stavo per fare qualcosa. Sì, ricordo. Mandare un report al livello 3. Risposta negativa. Mi dispiace. Fatemi chiamare di nuovo. Ciao, creatore. Sei lì? And nobody came. Il mio creatore potrebbe star facendo uno scherzetto su di me. Beep, la linea che stai contattando è stata disconnessa. Dove? Dove sono tutti? Ho fatto crescere troppo le piante. Capisco. Sembra che la giornata sia passata. Cancellare il report e riniziare l'ibernazione. Mi dispiace per l'inconvenienza. Non so come sia il mondo adesso, né voglio saperlo. La vita era molto meglio non sapendo. Che tristezza. Io prosto i fiori li schiaccio. E allora? Chi ci sarà ora? Un nuovo nemico. Cambio programma, non mi piace questo. Ehi, sto riuscendo a prendere qualcosa. Oh no, ma... Le forchette. Odio. E se guardassi invece questo qui? Lo ammetto, questo qui è bello. Guarda qui. Stai utilizzando attacchi di altri mostri. Non c'è il copyright. Vattene via! Due vie. Aspetta. La zona dei fiori. Quel simbolo l'ho visto sull'uniforme di lavoro di Chujin. Fammi provare un paio di questi codici. Nope. Beh, me ne manca soltanto uno, ma l'ho già usato. Ecco che va. Oh my god! Stesso codice per aprire la porta delle dune. Con questa sicurezza, ci credo che Axis è così vigilante. Dopo di te. Ma aspetta, qui che configa c- Let's go. Oh mio Dio, un horror. È morto, zia, è morto. Ciao. Arrugginito. C'è una stazione per controllare i robot. Clover, pensi quello che sto pensando io? Che fa, non mi hai ascoltato? Ascolta! Se c'è qualcosa per spegnere tutti i robot nell'aria, possiamo spegnere Axis e andare nelle Hotland. Sarà meglio investigare. Non saprei, secondo me Flowey non è contento. Sto producendo qualcosa? Mio figlio! Di nuovo, no, ce l'abbiamo ancora... Buongiorno, lavoratori delle Steamworks! Spero che siate pronti per un altro giorno di produttività! Oggi spediremo oggetti nel sottosuolo! Pazzo! Ciao! Sei senziente o una preregistrazione? Ciao, nuovo assunto! Sì, sono completamente senziente! Intrappolato in questo rettangolo bidimensionale per tutta l'eternità! Giusto. Per sbloccare le porte di questa fabbrica? Siamo di fretta! Scusami, ma ogni mattina abbiamo questa piccola cosa chiamata... Meritati la tua libertà! Sì, lo ricordo! Il lavoro rende lì... Completa una spedizione e potrai andare! Ma che tipo di politica di lavoro è? Quando c'è un obiettivo da raggiungere, l'etica se ne va fuori dalla finestra! Non hai mai lavorato? Certo, ma non qui. E allora stai oltrepassando il territorio? In quel caso... Va bene, farò il lavoro. Clover, questo robot potrebbe avere delle connessioni con Axis. Sembra che dovremmo fare quello che dice per evitare cose brutte. Puoi far funzionare questa roba, vero? Che devo fare? Oh, incredibile. Che cosa stai facendo? Metti gli oggetti rossi nelle scatole rosse e quelli blu nelle scatole blu. Sbaglia tre volte e sei fuori! La tua macchina è rotta. Il secondo nastro non funziona. No. Sì? E brot... No. Ma vaffanculo. Bava, lavoro di squadra. Clover, tu falli andare, io li lancio nel buco. Proviamoci. No, aspetta, ma che tasto devo usare? Ah, capisco. Figata! Devo spaccarli tutti! Mamma mia! Ho sbagliato? No, aspetta, c'è roba! Dannazione! Credo che quelli che non hanno un colore devono esplodere! Questo qui è rosso, questo è blu! E quella lì è immondizia! C'è roba, che facciamo con l'immondizia? La facciamo cadere, basta, ok. E allora nessun problema, facciamo questi ultimi due blu... E abbiamo fatto!
Le piante hanno invaso il luogo. E abbiamo aperto la porta. Abbiamo fatto un buon lavoro, Clover. Proseguiamo. Quindi, qui sopra devo meritarmi un'altra volta la mia libertà. Ciao di nuovo. La spedizione è quasi completata. L'ultimo passaggio avrete la password per uscire. Tutto quello che dovete fare è far andare il pacco giusto girando quella piattaforma a sinistra o a destra. Abbastanza ovvio. Sembra che hai prestato attenzione nell'imparare i colori nella scuola primaria. Non per scelta. Lavorerò sul lancia scatole di sopra. Tu occupati della piattaforma. Va bene? Va bene. O la va o la spacca. Quindi come funziona? Qui è rosso. E va. Così per tutti? E sì. Lo sta facendo più in fretta di quel che dovrebbe. C'è roba. Per fortuna che sono due blu. C'è tre blu, c'è roba. Mi stava per boicottare. Torno giù. Bel lavoro tutti. Non potete dire Steamworks senza teamwork. Non lo potete dire nemmeno senza stick. Bistecca. Ma comunque non ha nulla a che fare con questa situazione. Vediamo come avete fatto. Calcolo. Ciao, c'è roba. Ehi, ma non è colpa tua se questo sistema fa così schifo? Perché c'è bisogno di tutto questo lavoro per mandare alcuni pacchetti? Ma perché non possiamo spedirli in zone diverse già nella prima stanza? Sai, per essere costruito da menti così grandi, le Steamworks sono programmate proprio male. Serve un grande IQ per capire la complessità delle Steamworks. Il tuo cervello probabilmente non è avanzato abbastanza. E come i giocatori di The Last of Us, se non ti è piaciuto dicono che sei troppo stupido. Dice la GIF messa al muro fatta semplicemente da 3 pixel. Oh! Sai una cosa? Vuoi prenderti il tuo piccolo pasco de... Dove stava per dire infilartelo su me? Ma Clover l'ha fermata. Dacci il codice. Certo! La password è 5636. Ma capito? Sì, grazie. Dovremmo tenerci per mano più spesso. Mettiamo sto codice. 5636. Ma quelli là sono proiettili. No! Eccovi. Non può essere vero. Vuoi veramente rifare questo? Sì. Ricordi l'esplosione che ti ha bloccato? Sì, mi sono fatto delle nuove mani. Adesso sono infermabile. Zitta, manco ti traduco. Non provare ancora a resistere. Rimani ferma e fai sì che le mie mani brillino. Oh, cavolo. Psst, Clover, da questa parte. La mia visione. Mettiamo la torcia. 95% di energia utilizzata. Che cosa in te? Oh, questo è brutto. A differenza loro, io ho gli occhi. Ma fra un po' si scarica. Ok. Dobbiamo evitare la sua vista e mantenere il silenzio. Ciao di nuovo! Che cosa state facendo? Come stavo dicendo? Ci deve essere un codice qui in giro. Una volta lo trovi, ce ne andremo all'uscita. Iniziamo a controllare in giro. Wow, $60! Questo è veramente diventato un horror. Devo evitare Axis. What the... Ah, B1, C2, A2... 2, 1, 2, 4. Mamma mia! Incredible! Andiamo via, c'è roba! Salve. Axis! Proprio il robot che stavo cercando. Come ti va in questi giorni? Non così bene. Aspetta. Aspetta! Stai cercando di distarmi dalla mia missione. No. Oh, ok. Ti posso chiedere una cosa riguardante alla sicurezza della Steamworks? Sì, io sono l'esperto della sicurezza. Perché alcune porte chiedono dei codici e altre richiedono l'ID delle Steamworks? Autenticazione a due fattori! No! Figo. Come figo? Stazioni di lavoro. Ok, beh, probabilmente qui ci sarà un altro codice da trovare. Windows XP. Deve essere l'ufficio del manager. Deve avere l'accesso a tutti i codici. Proviamo a cercare nei suoi armadi. Report sulle performance di tutti i lavoratori. A, B. Chujin. 1-16-2000. Signor Chujin. Ha attaccato il suo schema per una guardia robot a cui hai dato il nome di Axis. 19 marzo. Axis modello 01. È stato presentato al re Asgore, ma è stato in fretta rifiutato. Non poteva essere alimentato per più di 6 secondi. 10 maggio. Axis modello 04. Ha sbroccato e ha lanciato uno dei suoi guanti al re. Sta diventando imbarazzante. 23 luglio. Axis modello 07. Non è voluto entrare nella stanza del trono. Asgore ha dato una sola altra possibilità dopo aver pregato per un'altra possibilità. So che è un ingegnere intelligente, ma se anche la prossima missione va male. 23 ottobre. Beh, è finita. Modello 08 sembrava stabile per un momento, finché non ha avuto un malfunzionamento e sono uscite le scintille. Nel caos una
Scintilla è partita nel letto di fiori del re Asgore. È avvenuto un incendio, ma è stato subito messo via. Per favore, vattene. Vattene e non tornare. Io mi scuso profondamente, ma così come siamo, noi mostri non possiamo semplicemente oltrepassare la barriera. Lo sai nel tuo profondo, so che lo fai. Axis è la soluzione che cerchi. La soluzione che voglio è una soluzione che non darà fuoco alle nostre case. Se questo riguarda il mio... Non lo è. Ti ringrazio per il tuo servizio alla società, ma ho paura che la libertà dei mostri tocca essere guidata da delle mani più capaci. Vendetta contro il re Asgore! Morte al sottosuolo! No, eh? Mani capaci, dice. Guarda Daxis adesso. Il lavoro migliore nella visione di Chujin. È migliore di qualsiasi modello che Asgore abbia mai visto. E sai adesso a chi appartengono queste mani capaci? Allo scienziato Kakkanako. La dottoressa Alphys. Un po' di tempo fa anche lei ha creato un robot. Uno così pieno di vita che l'ha portata nella posizione che lei ha adesso. Metaton! Ma qui mi danno una visione bruttissima di Alphys. Perché nella run veramente pacifica di Undertale sappiamo che dentro Metaton c'è un fantasma. Deve essere stato veramente impressionante. Così impressionante che Asgore ha mandato via tutti gli altri visionari. Lo capisco adesso. Perché Chuji non ha mai condiviso questo con me. Si deve essere sentito assolutamente male dopo aver sentito quelle parole. Che schifo i reali. Questo è perché questa missione è così importante. Non ti puoi fidare di questa gente chiusa di mente per far nulla. Nemmeno per un secondo. E hanno fatto un bel po' di errori, sarò sincero. È vero, è vero. 1528. Andiamo, c'è roba. Abbiamo capito che Asgore è stato proprio un maledetto col tuo marito. Salve! Vi do il benvenuto nel mio corpo! Dove vi piacerebbe andare? Piano più alto. Hai detto cantina? Portaci sul tetto. Fuori da qui, non importa. Andiamo fuori da qui. Oh no. C'è roba, mi sa che sto qui ci catapulta nello spazio. Che mi dici di te? Non parli molto, quindi non so tanto. Perché sei qui? Sei semplicemente caduta nel sottosuolo? Sono curiosa. Gli dico dei cinque umani, dai. Capisco. Volevi scoprire cosa è successo a quei bambini. Una missione nobile. Ci vuole fegato. Io ho assunto che tu non li abbia ancora trovati, però. Sono morti! Siamo arrivati fuori da qui. Beh, meglio muoversi. Almeno non ci ha spinto fuori con violenza. Siamo un laboratorio gigante. Wow. Credo che questo qui sia il nostro biglietto di fuoriuscita. Quel secchio ha un cuore. Devo semplicemente... Perché non ci provi un attimo tu? La tecnologia e io non siamo proprio una cosa unica. Premo tasti a caso! Funzione dei robot al 78%. Aspettiamo un input. Giochi. No, ho sbloccato. Stai provando a giocare ai videogiochi sul lavoro, no? Spegnimento di emergenza? Spegnere tutti i robot aiutanti vicini, sì. Errore, non posso completare questo lavoro. Scherzo. Che prank sta che sei. Spegnimento di emergenza completato. Sì. Mi spiace che Axis sia dovuto finire così. Magari io dovrei... No. Io spero che il lavoro di Chujin possa prosperare. Ma devo segnare una linea. Non posso continuare a scavare nel passato. Andiamo. Rip Axis, mi sa. Siamo nelle hotlands della lava, quella lì. Ah, mi sa che questo punto di salvataggio potrebbe essere prima di una boss battle. C'ho questa impressione. Ecco. Chi l'ha fatto? Clover, mi puoi sentire, giusto? Proverò a spaccare questa roba. Non ce la si fa. Ci vorrà un po' per romperlo. Prova a cercare una leva o qualcosa. Prova ad andare per di qua, eccolo. Lo sapevo! Iniziare il backup di emergenza. Che cos'era? Ho appena sentito Axis. Oh no. È tutto sveglio. Umano. Hai provato a spegnermi. Sono stanco di te e la tua amica e cercate di fermare i miei piani. Sono così vicino da far andare tutto il mio vapore nelle mie dita. Eh sì, sto urlando. Semplicemente non posso mettere i punti esclamativi. Un peccato. Ma almeno ho i punti interrogativi. Ehi, Clover. Non credo di poter continuare così molto a lungo, per favore. Cerca di trovare un modo pacifico per finire tutto. Mi dispiace, ma non voglio che la creazione di Chujin sia distrutta. Quindi preparati, io attaccherò adesso. E il problema è che con gli altri si mettevano a parlare per 10 minuti, ma un robot? Cosa sta succedendo? Cosa? Il mio programma mi previene da attaccare. Dice che tu non sei la minaccia o che non puoi resistere all'arresto. Dimenticati questo. Ti farò diventare una minaccia. Tieni questo, ti sta bene.
Perché l'hai fatto, Clover? Ecco, adesso hai un'arma. I buchi di sistema sono fantastici, non è vero? Come quando un poliziotto spara a un povero cittadino. Casualmente ne... Adesso è il momento di morire. Che si fa con te? Lo imbraccio. Imbraccio che mi sta per attaccare, quindi mi tengo ben solido su quello scudo. E che devo fare? C'ho veramente lo scudo. Figata! Che stai facendo? Non dovrebbe essere utilizzabile. Questo imbrogliare me l'hai dato tu. Devo semplicemente resistere, credo. Ci sono due barre che non so cosa siano. Credo che devo prendere più roba possibile senza farmi colpire. Ah, se arrivano alla base mi colpiscono. Fa malissimo, Axis. Ok, c'è anche una batteria, ma vedo che si sta riempiendo anche un'altra barra in basso e in alto a destra. Non so che cosa sia. Però intanto vediamo di giocare a Pong per evitare di morire. Sta preparando il giga attacco. POM! Oh! Che cosa è stato? Che cosa ho detto? Non è una parola. Sta impazzendo. Pian piano perderà la sua carica. Ok, continuiamo. Ce la dovrei fare. Ma che... Oh! Come con contro Undyne. Non mi beccherai mai. Che cos'è quello, mo? Ma tu sei pazzo. Ma come fa? Che cosa vuoi da me? Ce la faccio, lo giuro. Il problema è quando cambio direzione, ma me lo fa capire. Con i suoi rumorini. Ok, c'è di nuovo la sua palla della morte. Devo semplicemente capire come lanciarla. L'ho fatto di nuovo. Ovviamente è per colpa tua. Non provarci di nuovo, ok? Certo, certo. Mi lascio sparare. Questo qui devo stare fermo. Sì. Stare fermo. Iniziare a prendere questo mentre sto fermo. Puoi muovermi al momento giusto. I tuoi laser non mi fregheranno. Però se magari si metti al centro potrebbe essere più difficile. Questo qui devo continuare a muovermi, ma come faccio? Ma come faccio? Sei un pazzo! Dannato! Ce l'ho fatta! Lancia quella tua schifo palla che ti devo colpire, frate! Mano, no! Eccolo! Inizio a pentirmi di averti dato quel coperchio. Potresti metterlo giù? Lancialo nel buco profondo dietro di noi. No, no. Prossimo? Delle bombe, mo! Delle bombe, che se non le prendo probabilmente mi fanno esplodere malamente. Via tutte, via tutte! Tu! La... È abbastanza. Ma se sei a metà? Ma se sei a metà? Io già sto sudando. Ho un piano di backup. Generatori portatili uguale. Batteria infinita. Buona fortuna. Clover, sono quasi arrivata. Qualsiasi cosa stai facendo sembra stia funzionando. Continua così finché non finisce la batteria. Ti posso sentire. Devo resistere. Va bene. Mi rimetto sullo scudo. Ok, con questi qua devo stare fermo. Quello di muovermi. Fermo. Muovermi. Fermo. Muovermi. Perfetto. È un altro bell'attacco. Che cosa? Sì. Secondo te io sono abbastanza intelligente da capire da dove arrivano? A quanto pare sì. Devo far esplodere i generatori, però credo adesso. Lui rimane fermo. Lo prendo così all'angolino. Mamma mia. Seriamente? Mi sto arrabbiando veramente tanto. Sono almeno al livello 7. Colpa tua. Ti batterò. Che cosa? Oh. Oh. Pazzi. Pazzi. Che de- oh. Che sta succedendo? Se, se. Mi devo ricordare da dove ci sono i... Ma non ce la faccio in tempo, mica! Ad andare dall'altro lato! Siamo quasi lì, Axis! Fammi qualche altro attacchino! Pazzurdo! Semo! Devo stare fermo al momento giusto! Man! Il colpo che finirà... No, forse non è l'ultimo, però... Ci siamo quasi! Penultimo. Non ti piacerò quando avrò poca batteria. Ti sto dicendo di fare attenzione. C'è roba qui, C'è roba qui accanto, attento. Ed ecco che arrivo. Hai fatto bene a trattenerlo finché era occupato. Ancora un altro shock e dovremmo aver fatto. Finiamo questo. Mi devo curare oppure mi fido delle mie abilità? Mi fiderò delle mie abilità, dai, dai. Oh, lei pure mi protegge, quindi buon così. Ce la dovrei fare. Che sta succedendo? Arrivano un po' alla volta, mo. Le tasse, sono le tasse. Ok, c'è roba, siamo... Ma porco... Ok, posso vedere qual è quello che sta per sparare perché è tutto pazzo. Si muove malamente, c'è roba, mi ha protetto un colpo. L'altro l'ho tankato e mo l'ho sparata in Paraguay quella palla. Ti colpirò! Bip bip. Spegnimento delle emozioni strenose per risparmiare energia. Ah. Che cosa mi hai fatto? Non sento più questa rabbia di uccidere. Io... Non so che cosa fare con me stesso. Credo che rimarrò fermo a guardare il nulla finché non farei qualcos'altro. È il momento di morire! Piano B.
chiedi a Ceroba di presentare la sua creazione metallica. E cosa ne pensi degli secondi appuntamenti? Come un calendario? Mio figlio! Io? Che cos'è questa sensazione? Ma guarda quanto è bello! Non credo che abbiano sesso i robot. Oh, sei tutto eccitato! Sei innamorato di mio figlio! Compagno di vita localizzato. Perfezione. Grazie, grazie, l'ho fatto io. Ma dov'era questa bellezza per tutta la mia vita? Oh mio Dio. Le curve. Le due quadrati. Ok, abbastanza. Clover M. Andiamocene via. Adesso ce ne andiamo. E in lontano sentiamo clank, 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 clank. Vi ringrazio per avermi aperto gli occhi. Non pensavo che qualcosa di così meraviglioso potesse esistere. Sono felice che abbiamo raggiunto questo livello di civiltà. Posso tenerlo? Oh! Fermati! Ecco. Vuoi sapere un segreto? Vorrei sapere un segreto. Me l'ho detto che gli piaci, ma vogliono andare fuori soltanto se in modo casuale. Prima a conoscervi un pochettino, sai? Chiedigli il suo nome o qualcosa. Ok. Va bene. Bravo. Dai una prova. Ciao, il mio nome è Axis, qual è il tuo nome? Sei così divertente, ti vuoi sposare? Ehi, ricorda cosa ho detto? Hanno detto sì. Sono anch'io sorpreso, una figata. Ok, allora sono contenta per te. Beh, non per rovinare tutto, mi è Clover, dove dobbiamo andare? Andare dove? Alle Hotland, è un viaggio d'affari. Beh, allora spero che abbiate un gran viaggio. Batteria di backup molto bassa, per favore ricaricare. Oh, credo che dovrei fare questo. Aggiunto umano con cappello e donna alta nella lista degli autorizzati. Adesso non sarò aggressivo, la prossima volta ci incontreremo. Grazie Axis, abbi una buona vita. Ci proverò. Se l'è messa in tasca. Oh, è un'altra cosa. Hai detto che tuo marito era il mio creatore? Gli puoi dire che mi manca. Era sempre molto gentile con me. Io? Sì, glielo dirò. Grazie. Addio. Colpo basso. Ti devo dire, è stato veramente intrattenente. Sono felice che siamo riusciti a superare Axis senza distruggerlo. E sembra che tu sia veramente un bravo leader, Clover. Non so perché io abbia dubitato. Giusto. Vedo che l'uscita è qui davanti. Siamo vicini. Come ragazzi, mi sa che siamo anche vicini alla conclusione del gioco. Quindi, io adesso salvo. Flowey, non mi puoi parlare. Quindi io mi fermo qui. E vi dico, spero che questo episodio di Undertale Yellow vi sia piaciuto. Anche questo qui, come lo scorso, sarà un po' più lungo. Ma fa nulla. E quindi aspettate il prossimo episodio, che probabilmente sarà quello finale. Se siamo alle Hotlands. Lì, eh. Quindi, se questo video vi è piaciuto, mettete like e iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.